Spero. Ne faccio il tempo ne questo giorno, e il canto che smaio paro, a danno a mosso buon anno buono, vuoi spoglare a bene ma corai, e il canto dove andi spoglio il paio bei, lo che alla rimissione, e lo posso l'indicio, e tutti lo che mi accuso, e lo ti spoglio la bambina lì. Pomeriggio del 26 marzo, il sabato prima della Pasqua latina, qui siamo al monastero di Marmattai, monastero siriaco ortodosso del IV secolo e l'ultimo monastero ancora con 7 monaci che ci abitano dentro. A 4 km da qui ci sono le linee del Daesh. Qui invece la calma del monastero, dove appunto ci sono ancora 7 monaci, ma questo è un monastero che aveva tantissime visite e dopo di allora sono arrivati qui dei profughi e adesso ci sono poche persone che lo visitano. È un grandissimo monastero che in passato ha avuto anche migliaia di monaci. Ora entreremo e vedremo una parte dei cortili interni. Le mura esterne del monastero. L'ingresso, qui abitano i monaci e ora saliamo all'interno del monastero. Insediamento originario del IV secolo, il monastero è stato attaccato più volte, soprattutto nel XII secolo da parte dei mongoli, ma è rimasto chiuso solo pochi anni. Per tutti i secoli è rimasto aperto quasi sempre.
Qui vengono molte persone in pellegrinaggio a chiedere un miracolo a San Matteo, il fondatore di questo monastero che qui è sepolto. Qui siamo su uno dei piazzali superiori del monastero e di nuovo vediamo la collina che separa Marmatay da Bashik e Bartella. Giù questi villaggi sono stati costruiti per i profughi cristiani fuggiti da Mosul, costruiti con i soldi del monastero. Queste terre sono tutte di proprietà del monastero. Questa è la chiesa del monastero di San Matteo. È stata ristrutturata nell'ultimo secolo, come si può notare, ma ci sono ancora delle parti molto antiche e originarie. Qui oltre l'iconostasi è proprio un cancello, una porta che viene aperta, quindi la parte dove viene recitata la messa è divisa dal resto della chiesa da uno spesso muro. Qui la porta è già stata aperta, un altare ligneo. Qui a fianco, sulla destra, ci sono delle cappelle segrete dove i monaci dicevano messa nelle situazioni di pericolo. Qui sulla sinistra dell'altare c'è la cappella che contiene i resti di San Matteo e dei suoi primi compagni, ecco. Queste sono le parti più antiche del monastero. Quella di fronte a noi è la tomba di San Matteo. Queste sono le tombe dei successori di San Matteo. Quindi questi bassorilievi sono del IV-V secolo dell'era cristiana. Queste sono le tombe invece dei vescovi che si sono succeduti in questa diocesi siriaca ortodossa. Questo è il superiore attuale del monastero, il padre Rabban Yusuf, che ci ospita.